perché entriamo davvero in una settimana, la chiamo settimana perché non quella solo il campionato. Quella che parte da oggi. Quella che parte da oggi. E finisce giovedì prossimo. Finisce giovedì prossimo. Sette giorni sono forse sì, sette giorni. Sì, ma non li cambiano. Non li cambiano perché non c'è ricambio. A Roma c'è Paolo Sosa che ormai è diventato stucchevole con questa sua autocandidatura. Quanti messaggi manda al minuto? Un uomo disgustoso direi, cioè tutti hanno bisogno di lavorare, ma lui è pazzesco, poi dopo quello che ha fatto. Montella, ci vuole una bella faccia a proporsi dopo due fallimenti in una sola stagione, è stato due esoni in una sola stagione. Milan e Siviglia, sì. E all'Inter non può andare nessuno perché... Quando ho sentito dire il Cuccio non può allenare, il Cuccio non può allenare perché la sua abilitazione professionale è UEFA A, quindi con UEFA A lui al massimo può fare l'allenatore in seconda, esatto, quindi bisognerebbe avere uno che fa il primo e lui fa il secondo, quindi aggirando la regola, oppure può fare l'allenatore in prima ma per un mese. Oppure per due mesi, se i due mesi coprono da quel momento alla fine del campionato. Quindi voi capite che sono tutti mezzucci, tutte cose che... Quindi, secondo il mio punto di vista, per quanto male vadano, secondo me, non li cambieranno. Anche se è ovvio che la tensione è alta, altissima. Si giocano tantissimo in questa settimana tra campionato, Champions League ed Europa League. C'è l'Inter in trasferta al Tardini contro il Palma, la Roma che apre domani, appunto già venerdì al Mentecodi contro il Chievo che lotta per la salvezza, e poi i rispettivi impegni. In Champions per la Roma c'è il Porto all'Olimpico, l'Inter invece andrà a Vienna contro il Rapid giovedì. Ma io sono d'accordo che secondo me non verranno cambiati, almeno non in questa settimana. È chiaro che è un continuo fallimento, magari, di Spalletti all'Inter nelle prossime partite, le ultime tre sono state veramente terribili, potrebbe portare a qualche scombussolamento, certo, all'interno dello spogliatoio, anche la dirigenza potrebbe chiedere qualcosa di più a Spalletti. Su Di Francesco mi sembra che la Roma abbia iniziato un processo e un progetto basato molto sui giovani, con Monchi. Mi sembrerebbe strano lasciare andare via Di Francesco a questo punto della stagione, piuttosto riprogrammerei a fine stagione. Secondo me Di Francesco quello che può lo sta facendo, la squadra è anche un po' quella che è. Quello che ti dico io, per come la vedo io, è che nessuno rischia durante, ma tutti e due rischiano fortemente, per non dire che uno è già fuori e l'altro quasi a giugno. Al di là dei contratti che hanno, di quanto pesano, eccetera, eccetera. Non lo so, è della vostra idea anche il nostro Luca Cilli, oggi sotto la sede dell'Inter, non c'era Marotta impegnato a Roma. Questo è il riassunto che ci fa Luca della panchina di Spalletti, della situazione in casa nerazzurra, e vi dà ragione, nel senso che in questo momento all'Inter non c'è nessuna intenzione di cambiare. Vuoi perché la storia parla per Marotta, lo stiamo ripetendo ormai da alcuni giorni, no? Lui ne ha 20 anni di carriera, non ha mai esonerato un allenatore. L'ultimo allenatore esonerato, quando era a Venezia, era direttore generale di quel Venezia di Maurizio Zamparini, è stato, fatalità, proprio Luciano Spalletti. Però è un direttore che non tende ad esonerare i suoi allenatori. Dall'altra parte c'è Monchi che sta difendendo con tutte le sue forze proprio Di Francesco. Anche perché difende se stesso. Anche perché difende assolutamente se stesso il mercato che ha fatto, no? E che non ha fatto a gennaio, perché poi va detto anche questo, visto che insomma ci abbiamo lavorato per un mese. Sentiamo Luca Cilli, gli aggiornamenti in casa Inter, poi voglio il vostro commento. Inter che inizia a pensare con dovizia di particolari alla prossima trasferta, quando i nerazzurri affronteranno allo stadio Tardini il Parma. È una tappa fondamentale per una squadra che vuole mettersi alle spalle un recente passato decisamente negativo sotto diversi punti di vista, sotto il profilo dei risultati ma anche e soprattutto delle prestazioni. Tutti sotto esame, non solo l'allenatore Luciano Spalletti ma anche i suoi giocatori, i dirigenti nell'allenamento che ha preceduto e precede la trasferta di Parma, ha chiesto il massimo impegno, ha chiesto soprattutto ai giocatori di assumersi le proprie responsabilità e, passo fondamentale, si è stretta intorno all'allenatore, a Luciano Spalletti. Un'iniezione di fiducia nei confronti dell'allenatore toscano, messo in discussione nelle ultime giornate, soprattutto per via dei risultati che non stanno arrivando, le voci insistenti di un possibile avvicendamento alla fine della stagione, ma intanto si va avanti con Spalletti. Un messaggio chiaro da parte dei dirigenti, anche e soprattutto dei giocatori: gli alibi sono finiti, gli alibi stanno a zero, adesso tutti devono prendersi le proprie responsabilità,
tutti devono remare verso la stessa direzione, tutti devono provare a dare una mano innanzitutto a partire dalla prossima sfida. Parma vittoria d'obbligo per l'Inter per rilanciarsi, per blindare il terzo posto e prepararsi al meglio al cammino in Europa League, che riprenderà dai sedicesimi di finale subito dopo la trasferta del Tardini a Vienna contro il Rapid. Dunque è un momento chiave della stagione, un momento dove non si può più sbagliare. Spalletti si affiderà agli uomini che in questo momento danno le maggiori garanzie e spera di recuperare soprattutto Keita, uno che in questo momento può dare quel qualcosa in più anche a livello caratteriale, con la speranza che anche Mauro Icardi possa ritrovare la via della rete ormai smarrita da 6 partite. Ed è questa la speranza soprattutto in casa Inter, che Icardi torni a fare Icardi, bomber, Icardi, cannonieri, perché poi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Cioè, è vero che Icardi sta attraversando un momento difficile, ma altresì è vero che se non segna Icardi nell'Inter, chi segna? Forse anche a questo proposito Luca giustamente sottolineava l'importanza addirittura di Keita, che diventa fondamentale nello scacchiere di Spalletti. Beh, Keita per me è un buon giocatore. Però l'avresti mai detto Giancarlo, bocce ferme, inizio campionato, Keita risolverà, cioè attenzione, no, faremo di tutto per recuperare Keita perché sarà decisivo per qualche l'Inter. Qualche partita, beh insomma sai, non è che l'Inter ha poi tutti questi attaccanti, ha Lautaro Martinez che finora non ha lasciato traccia, è vero che ha giocato poco, è vero che Spalletti l'ha un po' sacrificato, cioè non ha dato al ragazzo tutte quelle possibilità che si pensava, però insomma ha sbagliato due gol nelle ultime due partite, lui è, insomma, tremendi, ecco. E Keita è il terzo, diciamo così, attaccante, anche se Spalletti lo utilizza magari più sull'esterno. Comunque io direi che non mi aspettavo di commentare un Icardi che si è dimezzato, cioè Icardi da 18 gol segnati è passato a 9, e 9 gol sono pochi, non segna su azione da metà dicembre. Non ha, l'Inter, come dici tu, a parte lui, non ha mai segnato nelle prime 3 giornate dell'anno solare 2019. 4 gol nelle ultime 8 partite, noi stiamo facendo vedere continuamente la grafica, no, del digiuno di gol. Oggettivamente tu puoi imputare a Icardi di non segnare, ma lui può anche chiedere un gioco corale un pochino diverso, un pochino più coinvolgente di quanto non sia stato, perché è vero che lui ha fatto poco come Lautaro, ma le palle arrivate sono state pochissime. Quindi il problema non è Icardi, allora, il problema è il gioco. Il problema è che la squadra non, in questo momento non produce quasi, è sterile, produce poco. Il problema è il gioco, il problema è che l'altro problema, no Alberto, è che tu devi recuperare dei giocatori che in questo momento è come se non li avessi mai avuti. Come si fa a recuperare Nainggolan? Come si fa a recuperare Perisic? Tra l'altro con come Perisic, si fa a recuperare Vesino, che ha centrocampo, perché il centrocampo sì, è all'inizio l'Inter. All'inizio Vesino li ha portati su, poi dopo è sparito. Li ha portati giù, come dice la canzone. Tu mi tiri su, poi mi lasci cadere. Cioè, no? No, proprio il tema. Nainggolan è una grossa delusione, però sentivo prima nel servizio, si parlava anche di Keita. Sicuramente un grande giocatore, a me piace tantissimo come giocatore, però io ho qualche dubbio, qualche perplessità sulla sua tenuta caratteriale, sul fatto che possa essere lui quello che guidi l'Inter a cambiare. Non è quel tipo di giocatore. In un contesto dove tutto funziona, tutto va bene, allora Keita gli dà il valore in più. Però secondo me non è il trascinatore della squadra. E gli altri, sì, Icardi non fa i gol, Perisic l'hanno dato per venduto, anche lì non si è capito bene il perché. Cioè quell'uscita di Marotta 5 giorni dalla Spalletti. Fine del mercato, Perisic forse se ne va, ma perché? Non si capiva bene, anche perché poi alla fine non ha venduto, quindi di offerte concrete pare che non ce ne fosse. Quindi boh, stiamo a vedere che cosa succede. Diciamo che Spalletti ne ha provate parecchie, ha provato a girare un po' gli uomini, però alla fine la situazione è quella che è. Io credo che sia voluto anche Spalletti questo, cioè l'allenatore non può essere esente da colpe se la squadra non ha gioco, se la squadra non produce occasioni, se la squadra è timorosa, se la squadra è imballata, se la squadra ha paura anche della propria ombra. E quindi insomma i fantasmi. Il processo Spalletti
va fatto, beh, per forza, senza metterlo alla gogna, ma va fatto. No, non ce ne vogliono gli allenatori, però è un ruolo di grande responsabilità, quindi si e devono prendere poi, quando non va, gli onori e gli oneri, no, di un ruolo. No, anche perché appunto perché quando sono non pagati molto, anche per subire certo, i processi mediati. Assolutamente. Insomma, non è che, cioè non è che, se no sarebbe un lavoro che avrebbe un altro. Vi faccio una domanda secca, poi la riprenderemo nel corso della seconda parte di Calcio Tonight, perché il tempo sta per scadere di questa prima parte, c'è il break, devo fatturare, pubblicità, eccetera, eccetera, conoscete tutti i meccanismi televisivi. Però sono curiosa di conoscere subito il vostro parere secco. È vero che Marotta vuole confermare Spalletti, come ci diceva Luca Cilio, non c'è l'intenzione di stravolgere la squadra, non ci sono alternative, poi se non dovesse andare bene a giugno c'è il sogno Conte che a quel punto si libererebbe dal Chelsea, e tutto, tutto questo è vero. Ma se l'Inter dovesse perdere a Parma, non dovesse far risultato contro il Rapid Vienna, che è un avversario abbordabile in Europa League? Direi proprio di sì. Cosa potrebbe succedere? No, cioè, se non farà il risultato neanche con Rapid Vienna lo cambiano. Cioè prendono, non so. Noi stiamo ragionando per l'allenatore, ma qualsiasi. Io questo soluzione, volevo capire da voi. Cioè se non fai risultato né a Parma né con Rapid Vienna. Per questo la settimana, cioè, secondo me. Adesso, crucifige. Al di là, no, Alberto Scotta, al di là della difesa d'oltranza, però a un certo punto forse sì, se i risultati non arrivano. Viene delegittimato internamente. No, se, tifosi, se non fai il risultato neanche con queste due squadre, per carità, il Parma ha pareggiato a Torino con la Juve, quindi per carità, anche lì. Parma è una buonissima squadra. Sì, no? Una buona squadra. Una delle migliori del girone. Non sarà tra le sorprese. Lì, tra le sorprese. Vai lì e vinci facile, ma dico, pareggiare lì e vincere con Rapid Vienna credo che non siano due risultati da impresa. Penso che si possano fare, che la possa, li possa fare, li anche questi possa fare anche questi interi. Sei d'accordo, Alberto? Se non li fa, penso che Luciano vada a casa. Sì, sono d'accordissimo. Per questo diciamo che è una settimana importante, no? Una sorta di crocevia. È giusto così. Il Rapid Vienna, ripeto, secondo me è una squadra abbordabilissima. Ma anche il PSV però lo era, no? Un pochino di giocatori di un certo livello che Rapid Vienna non ha, quindi. No, assolutamente, però insomma anche il PSV da quel punto di vista, se paragonato poi alle altre del girone dell'Inter, è ovvio che mi riferisco al Barcellona e al Tottenham, no, il PSV poteva essere abbordabile per una squadra come l'Inter, a maggior ragione il Rapid Vienna, però nel calcio succede poi quello che succede. No, no, se sono completamente anche il Porto scollate per la Roma due anni fa era abbordabile nel preliminare, invece è stata eliminata, tra l'altro sulla panchina della Roma c'era proprio Luciano Spalletti. Sì, no, bisogna vedere se la squadra è scollata, se non gioca più per l'allenatore, se gli gioca contro, non quello, mi pare, certo. Mi sembra è così messi male che, da non giocare contro nessuno, perché non giocano contro se stessi. Il vantaggio dell'Inter in questo momento è che è una posizione abbastanza tranquilla, quel terzo posto. Mica tanto, sono 4 punti. 4 punti. Ho detto abbastanza. Cioè, voglio dire, è si chiaro sta che riducendo. Di nuovo, se non ne vinci una nelle prossime due o tre, allora poi vieni rimangiato dietro da tutte quelle che stanno arrivando. Parliamo ovviamente di Francesco e di Spalletti, Alfredo, perché tra campionato e coppa possiamo definirli entrambi ad un bivio, oppure di Francesco e ad un bivio più di Spalletti. Pedullà. Sì, no, entrambi possono essere giudicati e definiti, entrambe le situazioni possono essere definite a un bivio se le perdessero tutte e due. Perché io penso sinceramente che Di Francesco, come accennato ieri, abbia superato il momento di impasse, di difficoltà, no? Nel momento dal 7-1 di Firenze alla partita di domenica sera con la Roma, contro il Milan, che la Roma ha interpretato nel migliore dei modi e che sicuramente senza Donnarumma probabilmente l'avrebbe vinta. Il discorso vale per Spalletti. Marotta, quando dice che l'ultimo allenatore l'ha suonato quando? 20-22 anni fa, non è realista, è molto concreto. Poi se Di Francesco dovesse perdere domani a Verona e poi contro il Porto, e contemporaneamente Spalletti dovesse perdere a Parma sabato e poi a Vienna con gli austriaci in Europa League, allora il discorso potrebbe cambiare. In linea di massima la tendenza è quella di andare fino in fondo, dipende soltanto da loro, e chiaramente per la Roma il Porto è un passaggio molto molto importante. Socin. Sì, assolutamente d'accordo con Alfredo, quella di campionato è soltanto secondo me un passaggio per arrivare nelle migliori condizioni possibili per entrambe le squadre alle coppe europee. Sicuramente secondo me per l'Inter sarà, come dice Alfredo, l'idea di arrivare fino in fondo, non so con la Roma, perché la Roma quest'anno, a parte l'ultima partita contro il Milan, dove ha fatto una grandissima prestazione, poi ha fatto veramente vedere degli alti e bassi incredibili,
soprattutto nella fase iniziale non è mai riuscito a trovare una quadratura, come si dice. Non lo so, per la Roma la vedo un pochino più, soprattutto per Di Francesco la vedo un pochino più complicato il finale di stagione. Allora, Roma da una parte, Inter dall'altra. L'Inter però ha anche un problema di difesa, Matteo Contini, lo chiedo in questo caso non all'allenatore, con la media da 2-6 e con 12 vittorie in 14 giornate, ma lo chiedo soprattutto a chi ha comunque fatto questo mestiere per tanti anni. Sei stato difensore dell'Atalanta, del Siena, del Napoli, e l'Inter ha anche un problema di difesa, perché molte volte prende dei gol, ne segna pochi, ma la difesa con quei nomi sta dando di sicuro poche certezze. Sicuramente queste poche certezze sono date anche magari dalla fase difensiva, che magari la squadra da metà campo in su non riesce a svolgere al meglio i propri compiti. Però penso che sono ottimi giocatori e magari in queste partite così importanti tireranno fuori anche l'orgoglio per dimostrare che sono giocatori da grande squadra. Alfredo, in questo momento bisogna guardare solo al mercato oppure anche quello che c'è in casa propria? Perché sappiamo bene che l'Inter ha fatto un mercato importante in estate e oggi non sta ripagando. E comunque l'Inter ha già apparecchiato la tavola, perché quando abbiamo parlato di Godin, De Paul, di Barella, e abbiamo detto anche la situazione di Herrera con possibili evoluzioni, poi deve prendere un altro grande centrocampista, risolvere il problema Icardi. Il mercato di luglio-agosto non è un mercato fatto, definito, ma è un mercato impostato. La Roma è invece in un'altra situazione, perché poi noi dobbiamo capire se Di Francesco chiama Monchi, se il futuro di Monchi, come possibile probabile, sarà legato a quello di Di Francesco, e se dopo questa stagione la Roma deciderà di ripartire con questa proprietà da un altro management, sia dal punto di vista dell'allenatore che dal punto di vista del direttore sportivo. Mentre l'Inter una base sicura ce l'ha. Se mi dovessi chiedere oggi 100% di mettereste entrambe le mani sul fuoco per Monchi l'anno prossimo, non metterei neanche 1,5, non ti direi neanche 90, neanche 80, perché è una stagione troppo delicata e bisogna capire come finirà. Quindi anche sul mercato, per quello che sta, per esempio alla Roma piace Tonali, ma l'Inter ha affondato su alcune cose. C'è un bel distinguo: alla Roma piace Mancini e probabilmente affonderà per l'estate, ma ci sono tante altre cose da definire in casa Roma piuttosto che in casa Inter. Alfredo Pedulla, comunque qualcosa di buono c'è, e bisogna ripartire dalle notizie e dalle note positive. Pedulla. Ma di positivo l'Inter c'è il lavoro estivo, che poi diventa negativo perché secondo me non ha pagato per come avrebbe dovuto. Poi se tu mi dici che Nainggolan è il 30%, che Perisic è il 20%, che Icardi in questo momento è in crisi ma la risolverà, è un altro paio di maniche. Di positivo però, quando tu fai come l'abbiamo giudicato il mercato estivo, fioccavano gli 8, mi sembra di capire che sotto questo punto di vista hai fatto una buona partenza e poi ti sei fermato. Se ti fermi è un aggravante, non c'è ancora una parvenza di continuità dal punto di vista di una squadra che non è una squadra, perché nelle ultime 5-6 partite purtroppo l'Inter non è una squadra. Ora è chiaro che secondo me l'Inter dovrà vincere fuori dal campo. Nella nuova gestione dovrà gestire meglio determinate cose che secondo me ti fanno perdere dei punti. C'è la vicenda Perisic, c'è la vicenda Nainggolan, la vicenda Icardi, la vicenda Martinez, quando vengono amplificate così. E quindi è un lavoro che non toccherà soltanto il mercato, avendo comunque sfiorato l'argomento di mercato. Domanda per Soncin da Catalonso, vai. Andrea, stiamo appunto parlando di Roma e Inter, quindi sia Spalletti che Di Francesco comunque non stanno vivendo uno dei momenti migliori in questo campionato. A chi dei due tecnici tu dai più fiducia tra i due? Beh, sicuramente a Spalletti per questo finale di stagione, nel senso che si è trovato a gestire una situazione molto, molto complicata. Gli uomini sui quali lui aveva puntato fortemente, in particolare Nainggolan, hanno deluso molto le aspettative. Sta provando comunque a tenerlo, soprattutto Nainggolan, a tenerlo dentro al gruppo, dentro la squadra, nonostante ci siano state tante problematiche anche extracampo, come diceva giustamente Alfredo, che non sono state gestite bene. Secondo me in questo finale di stagione Spalletti può comunque tenere la barca saldamente, portarla dentro il porto. Poi bisognerà vedere a livello societario. Per me l'Inter è un destino già segnato, quello della panchina nerazzurra per l'anno prossimo. AC. Sì. E lui? Volevi arrivare lì? Volevo arrivare lì. Volevo arrivare ad Antonio Conte, quindi se arriva ad Antonio Conte, Pedulla ride, quando parla Soncin non puoi sorridere perché ha nominato Antonio Conte e no, tu giustamente cosa volevi dire? No, non sorrido. No, ho visto. No, voglio dire che quello,
No, a parte che sorridevo per un'altra cosa, ma comunque il discorso di Antonio Conte è un discorso che ormai è questa tagliola che ce l'ha sulla testa, metaforicamente Spalletti. Non è che adesso scopriamo ora Conte il 2 febbraio, il 6 febbraio, il 10 febbraio, il 12 febbraio. Conte ha fatto quello che doveva fare, stare tranquillo, ha sfiorato il Real Madrid realisticamente, poi le cose non sono andate a posto, forse soltanto per il Real avrebbe fatto un passo indietro, ma che torni probabilmente, possibilmente in Italia non è più una notizia. Non è una notizia, Michele, però in questo momento, sì direttore, vai vai. Ma io direi che ha detto già tutto in precedenza Alfredo, sono proprio Di Francesco e Spalletti a sapere e a capire che la loro panchina si salva facendo risultati da qui a fine campionato, poi per il resto è tutto da discutere. A Roma anche la posizione del direttore sportivo mi sembra che sia molto traballante, per cui però i primi a sapere che la loro posizione non è tranquilla e che sono vincolati ai risultati da qui a fine campionato e dalla posizione che potranno assumere in zona champion lo sanno sia Spalletti che Di Francesco.